Un caro saluto da Francesco Samani. In questa lezione voglio parlare relativamente al concorso della prova preselettiva. Quindi metto prova preselettiva relativa ovviamente al concorso 2020 mi è stata mandata questa traccia. Allora, faccio un volo in deltaplano solo se c'è vento favorevole. Faccio un volo in deltaplano solo se c'è vento favorevole. Credo ci sia un punto. No, questo era virgolettato e poi il punto. In base alla precedente affermazione, quindi conseguentemente all'affermazione, è necessariamente vero che è vero ed è necessario che. Allora A, B, C e D. Se c'è vento favorevole, sicuramente faccio un volo in deltaplano. Se c'è vento favorevole, faccio sicuramente un volo in deltaplano, un volo in deltaplano. B, se non c'è vento favorevole, non faccio un volo in deltaplano. Non volo in deltaplano. Solo se faccio un volo in deltaplano, c'è il vento favorevole. Se non ho fatto un volo in deltaplano, quindi se non volo in deltaplano, vuol dire che non c'è stato vento favorevole. Che non c'è vento favorevole. Allora, come primo approccio logico, ragioniamo sulla frase. Allora, io faccio un volo in deltaplano, la condizione necessaria, ma non sufficiente, è che bisogna che ci sia il vento favorevole, nel senso che se non c'è il vento favorevole non lo faccio proprio un volo in deltaplano, però se c'è il vento favorevole non è detto che io debba per forza fare un volo in deltaplano. Quindi ovviamente già ragionando per logica intuitiva più che altro, solo se faccio un volo in deltaplano c'è il vento favorevole, no, è il B, se non c'è vento favorevole non volo in deltaplano, perché se non c'è il vento favorevole io comunque non volo in deltaplano anche se io avessi deciso di farlo. Allora, qua bisogna vederla così. Quindi questa è una condizione necessaria ma non sufficiente. Allora, se A siamo sì A solo se B. Questo solo se B, se mi diventa non B, quindi questa condizione è necessaria, se mi diventa non B, non ho A, non A, non B. Però attenzione, non è una condizione necessaria e sufficiente, non posso dire se c'è vento favorevole, non posso scambiare le due affermazioni. Se B, allora A. Se A, allora B deve essere. Se B non è, allora A non è.
Ok? Allora, spero di aver fatto un video alla portata di tutti. Non mi sono voluto addentrare in maniera più specifica nella logica, perché probabilmente se verrà chiesto lo farò nei prossimi video. E io con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Un caro saluto da Francesco Samani. Mettete pollice in su, iscrivetevi se potete, condividete i video. Salve a tutti.